troviamo in località Altaura, sul selciato di Villa Correr. Nel Veneto sono numerose le ville nelle province di Vicenza, Venezia e Treviso, ma in questo territorio ne troviamo poche. La villa era la residenza dei nobili o dei ricchi borghesi, che abitualmente abitavano in città e che si spostavano in campagna nel periodo estivo, per fuggire dal caldo delle città, ma anche per controllare l'attività dei contadini. L'edificio si estende da est a ovest, quindi la facciata è interamente esposta a sud. Alle vostre spalle si estende il cortivo padronale, composto da un giardino all'italiana che arriva fino alla strada. Ai lati è limitato da mura con eleganti pilastri che lo separano in modo deciso dal resto della costruzione. Alle mie spalle si trova la casa domenicale, cioè la residenza dei proprietari, che vivevano nel piano nobile. È una costruzione imponente che testimonia la potenza della famiglia. A fianco della scuderia possiamo vedere un porticato grande e alto. In fondo a questo spazio si trova la chiesetta di Santa Margherita, di epoca medievale. Solitamente le ville hanno una chiesa che fa parte del loro complesso, ma questa chiesetta si trovava qui prima della costruzione della villa.